qui alla Bellana stamattina, c'è due punti all'ordine del giorno, quindi sì, fondamentali. Praticamente noi abbiamo iniziato la campagna sulla cura della città facendo una conferenza stampa agli hangar dell'ATL, iniziando proprio dal quartiere di San Jacopo. E oggi siamo qui a fare una conferenza stampa per fare proprio un bilancio di questi primi due mesi di giri per la città, perché noi ogni sabato siamo stati impegnati nei vari quartieri e abbiamo iniziato a raccogliere bisogni, esigenze, proposte dei cittadini in dei report che abbiamo consegnato periodicamente all'amministrazione. In questi report si affrontano i problemi più complessi dei quartieri e parallelamente abbiamo anche segnalato problemi che riguardano la cura della città, la manutenzione della città, problemi che si possono risolvere in pochi giorni. E sostanzialmente, se consideriamo i 6 sabato che abbiamo utilizzato in questi due mesi, quindi 6 giorni, abbiamo raccolto circa 60 segnalazioni consegnate all'amministrazione comunale. Una parte di queste sono state risolte, ne faccio un esempio molto semplice per rendersi conto, ma una campana di vetro di fronte alla funicolare di Montenero oppure anche le ferriere in via Garibaldi che avevamo segnalato che sono state rimosse danno un senso della cura della città decisamente diverso e migliorano quelle parti dei quartieri. Abbiamo fatto questo tipo di attività. Nello specifico abbiamo fatto anche un focus sul Viale Italia e la Bellana, perché erano imminenti i lavori per la realizzazione della ciclovia tirrenica. La ciclovia tirrenica, la pedonalizzazione di questa area sicuramente è un'idea importante perché rende valore a questa zona che è molto molto bella. Basta vedere anche oggi una giornata mite invernale come frequentata da livornesi e come si presenta bene anche chi potrebbe venire da fuori dalla città di Livorno. Tuttavia il progetto pensato da 5 Stelle era un progetto che non teneva conto di alcune esigenze specifiche anche di chi viene nella zona, e quindi noi abbiamo fatto una cosa particolarmente semplice, cioè siamo intervenuti su alcune criticità che c'erano e sostanzialmente erano criticità legate alla sosta, alla mobilità, e facendo insieme all'amministrazione comunale delle proposte precise siamo riusciti a recuperare posti auto nel quartiere, siamo riusciti a recuperare posti per le due ruote, e quindi l'idea che ha fatto l'amministrazione, che ha presentato l'amministrazione anche in una recente conferenza stampa, era quella di proprio averci un piano della sosta per il quartiere di San Jacopo. La proposta precisa, per esempio, che abbiamo fatto anche noi è quella di ottimizzare gli spazi del parcheggio del deposito dell'ex ATL, lì si ricavano circa 40 posti auto, e per esempio anche di mettere all'ISCA la via della Bassata. Ecco, già con questo abbiamo recuperato grande parte dei posti auto. Sostanzialmente l'obiettivo è quello di avere un pareggio dei posti auto, è un pareggio che è un risultato che abbiamo raggiunto. Stiamo lavorando ancora sulle due ruote, che è la parte più critica, però ecco, siamo fiduciosi che utilizzando diversamente gli spazi che ci sono in questa zona possiamo anche su questo punto dare risposte a chi viene sul lungomare, soprattutto per chi viene a passarci le giornate negli stabilimenti balneari. Chiaramente facendo anche un intervento sul senso unico su via di San Jacopo diamo una risposta significativa ai residenti. Chiaramente poi per il lungo periodo, per chi viene, chi abita in altre zone, chi viene a fare una passeggiata sul mare, può anche utilizzare altre opportunità che possono derivare da parcheggi che possono essere realizzati lì a porta a mare. Ecco, quindi c'è una risposta complessiva grazie al lavoro dell'amministrazione e anche al nostro impegno, insomma, siamo riusciti a produrre delle proposte concrete.